Un salutone, un abbraccione dal vostro Italo FIFA Gamer, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo nuovamente di calcio, di esattamente della partita della Roma di questa quinta giornata di campionato. La Roma ha perso fuori casa contro il Bologna per 2-0. Partita scandalosa, una partita proprio che la Roma ha giocato malissimo su tutto, proprio hanno giocato male. Io mi sto incazzando tutti quanti male, non se ne salva uno, l'ho vista proprio tutti 0-0, il porto di Francesco le ha provate tutte, non veniva ascoltato dai giocatori quando gli chiamava, proprio non l'ascolta, dopo tutto ciò che ha fatto sto santo d'allenatore, perché no, non ci dobbiamo dimenticare che l'anno scorso ci ha portato in semifinale di Coppa Campioni, ci ha portato in Europa nella Champions League, e quest'anno la squadra, grazie pure alla collaborazione di una campagna acquisti sciagurata, avete venduto i giocatori più buoni, avete venduto in Angolan, Strottmann, proprio avete fatto Alisson, avete fatto proprio taglio raso come di consueto la società della Roma, con Pallotta che dovrebbe andare a mangiare solo patate, proprio patate. Abbiamo preso dei giocatori di prospettiva, dei giocatori di prospettiva ci possono stare, ma un Pastore che non sta a fare niente, non può neanche lucidare le scarpe a un Strootman infortunato, o Raggia Neangolan che va in discoteca. Adesso con tutto ciò siamo a 5 punti dopo 5 giornate, pare che Monchi, dopo tutto ciò che ha combinato, non so se è colpa sua o della società, stia cercando, perché ormai i giocatori non seguono più di Francesco, di trovare il sostituto. Avrebbe contattato Conte, Antonio Conte, se fanno i nomi pure De Montella, non mi dite De Montella, mamma mia come sto, per conto mio deve rimanere Di Francesco, ma se dobbiamo fare il cambio ci vuole un allenatore de porso, uno forte. Conte è il migliore che c'è sta sulla piazza ed è lui che riprende a calci nel culo e potrebbe far giocare sta squadra, una squadra che perde con Bologna in casa, ragazzi in casa, fuori casa ma pure, ma con Bologna che l'hanno presa pallonata tutti, ma stiamo a scherzare, ragazzi. Tutti, nessuno si salva, nessuno! Pellegrini, mamma mia, che partita brutta, ma fai giocare Zaniolo, fai giocare Kocic, fai giocare a me, vengo io a giocare, faccio vedere io come si gioca a calcio, proprio così, da dove te finì? Una squadra è plausibile, ma quando arrivano là, Juventus e Napoli, questi ci combinano, mamma mia come ci combinano questi. Quest'anno se va così lottiamo per la salvezza, perché non è colpa di Francesco, ragazzi, parliamoci chiaro, la colpa è dei giocatori, non lo seguono, non fanno quello che gli dice lui, a parte che abbiamo dei giocatori proprio, mamma mia come stiamo combinati male, questi ci vuole la cicoria per direttissimo, ragazzi. Dopo 5 giornate, 5 punti, se va così andiamo in Serie B diretti, altro che Europa. Comunque se si deve fare il cambio Conte deve arrivare, pare che Monchi l'abbia già contattato, ci cioè sia Ersi a piazza, vuole Di Francesco, i tifosi. Però se si deve cambiare, tutti i tifosi vogliono a Conte, vogliono la svolta, che quello se non la scordi, e poi quello è un allenatore vincente. Quindi ragazzi, speriamo che si aggiusta tutto, proprio la legnata che abbiamo preso con Madrid. Non me ce fa pensare, e tutte le stronzate che accorchievo con Atalanta, lasciamo perdere, mamma mia come stiamo combinati, ma io una roba così non l'avevo da tanti anni, ve lo giuro, sto male, mamma mia, andate tutti quanti a zapparci, un pezzo di terra da zappare, porto a tutti, ma com'è possibile, ragazzi, com'è possibile? Comunque se questo tipo di video vi piace, lasciate un like, iscrivetevi al canale, io vi dico sempre ciao, bau, miau belli, arriva FIFA, arriva FIFA, mamma mia, martedì mattina appena arrivo subito andiamo con FIFA, almeno ci sfoghiamo, ciao a Kiki, ciao, ho detto ciao.